Numeri impietosi per quel che riguarda incidenti e infortuni sul lavoro, con una media di 4 vittime al giorno e migliaia di lavoratori che quotidianamente riportano danni fisici, molte volte anche permanenti, in luoghi che al contrario dovrebbero garantire la massima sicurezza. L'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, assiste ad oggi 250.000 vittime, ma il dato è in costante e perenne aggiornamento. Le istituzioni, in particolare legislatori nazionali e locali, provano a contrastare il fenomeno, ma devono fare i conti con la mancanza di personale ispettivo e anche con la scarsa propensione di molte aziende a recepire fondamentali regole di comportamento. Da questo punto di vista, l'Abruzzo non si discosta da quello che è il trend nazionale, con l'aumento anche nell'anno in corso di infortuni, in particolare nel settore agricolo, dove, ad esempio, molti lavoratori, spesso stranieri, vengono indotti a utilizzare mezzi dei quali non conoscono a dovere il funzionamento. Ha parlato anche di questo stamane nella sua relazione il presidente nazionale uscente Zoello Forni, al cospetto dei delegati anche della nostra regione, rappresentati dal presidente Nicola Marcozzi. Abbiamo fatto un accordo, una legge, la prima in Italia, sulla sicurezza sul lavoro, sulle scuole e per la prima volta siamo entrati in tutte le scuole elementari, abbiamo fatto un kit di sicurezza e ci vantiamo di essere la prima regione in Italia e la prima in Europa che è entrato dentro le scuole a portare la testimonianza. La mia testimonianza è che io nella vita facevo l'ispettore del lavoro, chi meglio di me conosce la sicurezza sui luoghi di lavoro. Adesso, se noi vediamo i giorni addietro, i morti sul lavoro sono triplicati gli anni passati e dobbiamo fare tutti quanti ricorciarci le maniche e far sì che la sicurezza sul lavoro sia una cosa sentita, ma non solamente dire, ma bisogna anche fare. Credo che la cultura e la formazione non solo nelle aziende ma anche nelle scuole siano la chiave di volta per fare in modo che le vittime degli infortuni diminuiscano nel corso del tempo nel nostro paese. Le sanzioni sono importanti ma non risolvono la questione, così come credo che sia importante davvero poter valutare l'affidabilità di un'azienda anche in base alla capacità di predisporre tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. Credo che in questo ci venga incontro anche una normativa europea alla quale dobbiamo adeguarci, che ci stimola a un'idea di sostenibilità che non sia soltanto economica e ambientale, ma anche sociale, imponendo questo criterio, questo parametro. L'idea di uno sviluppo sostenibile che tenga conto di un welfare aziendale importante e che sappia all'interno del welfare aziendale declinare questa sostenibilità anche in termini di formazione dei lavoratori, di incremento della consapevolezza di adottare comportamenti corretti e virtuosi e del rispetto di quelle regole che salvaguarda la vita dei lavoratori.